Si è svolta a Palazzo Zimbardi la cerimonia di assegnazione di 32 borse di studio agli allievi più meritevoli dell'Accademia delle Belle Arti di Brera. Di queste, 6 borse di studio sono state donate dalla provincia di Milano per corsi di Lighting Director. L'obiettivo è quello di far realizzare agli studenti dell'Accademia progetti di illuminazione su Palazzo Zimbardi e sull'idroscalo, che diventerà il Parco dell'Arte all'aria aperta. Vi è uno stretto rapporto con il lavoro dell'Accademia di Brera e l'Associazione degli Amici di Brera, e il fatto è quello di aiutare 6 ragazzi meritevoli, 6 sono borse di studio a carico della provincia, poi altri con altri sponsor, altre istituzioni, perché possano proseguire nella loro attività. E se guardiamo le opere di questi ragazzi ci rendiamo conto di come veramente Brera sia un'eccellenza nel nostro territorio e come sia giusto sostenerne l'attività. Abbiamo un numero consistente di borse di studio che sono soldi che diamo ai ragazzi che si preparano alla laurea. Sono tutte le spese che hanno bisogno di fare, copie eccetera, di modo che prendendo questa somma loro trovano un sollievo di pagamento. Non è un vitto e alloggio come fanno tante borse di studio, è proprio un pagamento perché hanno meritato di prendere una laurea con bei voti e i professori li hanno premiati e diamo questa somma con assegni circolari direttamente agli ragazzi. Non pensiamo che l'Accademia di Brera significhi soltanto pittura e scultura. L'Accademia di Brera vuol dire design, vuol dire appunto tutte le professioni legate a quella che è considerata la grande risorsa del futuro, cioè appunto la creatività. Noi prepariamo i creativi, migliaia e migliaia di creativi, e quindi alimentiamo quello che è, diciamo, il serbatoio dello sviluppo nei prossimi anni. Quindi è fondamentale vedere in Brera non la prosecuzione di una, non solo la prosecuzione di un'esperienza centenaria, ma un'istituzione che si proietta e proietta la città nel futuro.